Ciao a tutti, allora, terzo video di seguito, quindi mi vedrete tre video di fila vestita alla stessa maniera e truccata alla stessa maniera. Prima che me lo chiediate, gli occhi li ho truccati con la palette Bright Violet di... No, la Cosmic Queen, scusate, di Pupa e le labbra, vabbè, a parte che è andato via, in realtà ho ancora poco, sono un po' sudata ancora. Una tinta di Huda Beauty, Sugar Mama, mi pare che si chiami, con il gloss di Fenty sopra, ecco, tutto qua. Allora, vi faccio vedere dei regali. In realtà non sono tantissimi perché non ho ricevuto granché, sinceramente, nel senso, a parte quello del mio fidanzato, mia mamma ha dei soldi, quindi bah, insomma, finisce lì. Poi vi faccio vedere cosa mi sono comprata io e parliamo un po' di cose che ho pucciato da Sephora oggi pomeriggio. Allora, mio fidanzato non fa mai una cosa sola, fa sempre più cose. Vabbè, la scena è stata comica, no? Perché la notte tra il 7 e l'8 settembre, io compio gli anni l'8, dopo la mezzanotte, ovviamente. Siamo andati a letto tardissimo. A un certo punto vedo spuntare con, diciamo, per dire, dicendomi che mi deve dare il regalo di compleanno con i tappetini per la macchina. In realtà a me servivano proprio perché quello mio lato guidatore fa schifo praticamente. È quello originale ancora di 9 anni fa, ma era in condizioni pietose. E quindi spunta con questi tappetini che in effetti mi servivano. E vabbè, poi mi ha dato i regali, diciamo, veri, anche se pure quelli erano più veri e soprattutto mi servivano proprio. Mi ha dato appunto gli altri regali, che sono una questa. Anche qui c'è una motivazione dietro perché io avevo una giacchina di pelle, similpelle, mi avrete visto qualche volta perché ogni tanto l'ho fatta vedere, che mi si era però tutta rovinata nel collo ed era irrecuperabile. Mi dispiaceva tantissimo perché quella giacchina la mettevo con tutto, cioè veramente stava bene con qualsiasi outfit, con vestitini, con i jeans, eccetera. L'avevo anche pagata relativamente tanto perché 40 euro della Only da scarpe e scarpe, cioè era una finta pelle, però era fatta bene onestamente e comunque mi è durata 4 anni tipo, e ripeto, l'ho usata tanto. E lui ha visto questa in questo negozio che è Tokunoshima. Si chiama, è un po' tamarretto come negozio, però ci sono delle cose carine, soprattutto molto a buon prezzo, insomma. Vabbè, so il prezzo, ma non è un problema. Sono andata a cambiare. Ah, questa merita di essere raccontata. Lui mi aveva preso una M e io l'ho guardato e ho detto: ma come una M? Già l'ho vista che era piccola, però ho detto: amo, cioè, sai che. Beh, io ti vedo come una M. Ho detto: ok, grazie, però mi sta piccola comunque. Ed è una. Sono andata a cambiare, ho preso la L, ve la faccio vedere. È troppo carina, eh? Cioè, come concetto è molto simile a quella che avevo già. È troppo carina, cioè la metto veramente con tutto, con i jeans, con sopra dei vestitini che ho, quindi è stata super gradita. E il terzo regalo era dentro il biglietto d'auguri, perché, vabbè, a parte il biglietto col gattino, vabbè, erano i biglietti, sono i biglietti per andare a vedere un concerto degli Editors, bellissimo. Tra l'altro ne avevamo parlato perché avevo visto che rifacevano a distanza di 3 anni il concerto degli Editors nello stesso posto il 29 novembre. Noi avevamo visto questo concerto il 28 novembre di 3 anni fa, stavamo praticamente insieme da un mese, quindi insomma è una cosa bellissima. Bene, finita la parte romantica, andiamo alle parti frivole e superficiali, ovvero, vabbè, quello che mi sono comprata io. Allora, avevo già intenzione di regalarmi una cosa da Sephora ed ero partita appunto con l'intenzione di prendermi magari una palette. E vi avevo detto che ero indecisa tra la Born to Run e la Norvina, ma Norvina che io ancora dal vivo non avevo visto, quindi in realtà non sapevo ancora come l'avrei pensata. E prima di dirvi questo, vi faccio vedere velocemente delle cose perché ve l'ho già fatto vedere nel video del video haul del Sana, quindi vado veloce, perché in realtà al Sana poi, ragionandoci un po', visto che comunque lì era disponibile uno sconto, ho voluto approfittarne e prendere dei prodotti di Eteria. Loro mi hanno regalato alcuni prodotti, ma io volevo troppo provare queste cose qua. E quindi me ne sono andata a comprare. Ho detto: facciamo che fanno parte del mio autoregalo, diciamo. E allora, ho voluto provare la Lux Light Essence, la Lux Enzymatic Peel, quindi la maschera peeling enzimatica a base di bromelina e papaina. L'unica cosa che non mi è piaciuta dello stand è la gestione dello sconto. Allora, io oggi siamo rincoglioniti tutti, ma avevamo tutti capito che dava diritto a uno sconto del
25% io ricordavo, ma forse abbiamo capito male tutti. Comunque alla fine mi hanno fatto uno sconto del 10%, quindi invece di 90 totale ho pagato 80, mi ha tolto un euro perché sarebbe venuto 81 comunque, 80 euro. E la crema contorno occhi effetto lifting, questa avevo provato il tester e mi era piaciuto tantissimo, l'INCI è qualcosa di spettacolare, non appena finisco un paio di cose inizio a utilizzare quelli. Costano separatamente 35, 30 e 25 la Essence. Hanno prezzi altini, però devo dire la verità, gli inci sono molto interessanti. Quindi ritorniamo a Sephora. Allora, quindi sono andata in negozio, bellissimo, non c'era nessuno, io mi diverto da morire quando non c'è nessuno, e ho spucciato un po' di novità. Prima di tutto sono andata a toccare appunto le due palette, la Born to Run e la Norvina, e poi anche altre cose che erano arrivate in negozio. Volevo prendere anche il mascara di NARS, Climax si chiama, o Climax, credo si dica Climax. Tra Orgasm e Climax NARS ha fatto Unplane, che mi ispirava un botto, ma purtroppo o per fortuna era appena finito, perché l'ultimo l'aveva venduto 5 minuti prima. Benissimo, non era destino. Vabbè, meglio così, ho risparmiato. E poi ho visto anche le novità di Fenty. Allora, le novità di Fenty, ovvero il gloss e l'illuminante, mi hanno tentato assai. Avevo anche il 20%, però su quello mi sa che non è applicabile, quindi me ne facevo poco. L'illuminante l'avevo anche messo un pochino sullo zigomo ed è molto bello, sinceramente. Visto in rete vedevo sta cosa argentata e ho detto ma che cos'è, in realtà dal vivo è molto più bello e anche più portabile in realtà, ed è molto bello perché fa una specie di effetto bagnato. Io l'ho messo sullo zigomo, però poi mi sono vista al sole, anzi aspettate che in effetti non mi sono rivista così da vicino. Non lo so, non mi sono convinta, ma sono rimasta comunque molto tentata. Anche il gloss non mi è dispiaciuto, però è un po' troppo bianco, ghiaccio. Sarebbe da provare, ci faccio un pensierino più in là magari. Però mi sono rimasti ecco un po' nella testa, devo dire. Poi altre cose che ho visto di novità, sinceramente non tantissimo, nel senso che le varie marche non ho visto cose diciamo che mi hanno colpito particolarmente. Per quanto riguarda la Norvina e la Born to Run, io la Born to Run l'avevo già provata, anche se poi l'ho pucciata un po' meglio. La Norvina devo dire mi ha un po' deluso, i tester facevano veramente schifo, anche se in realtà persone che conosco e ce l'hanno continuano a dirmi, anche tra di voi nei commenti, ma avete detto sì, comunque quella Norvina alla fine mi ispira di più, tendo a prenderla di più. Non mi ha convinto la texture degli ombretti luminosi perché sono poco pressati, quindi un po' sbriciolosi. Quindi vabbè, ho detto alla fine sulla Norvina non potevo neanche usare lo sconto e ho deciso di prendere la Born to Run. Il bello è che io sta palette l'ho vista al press day di Sephora, non me la sono filata di pezza, non l'ho neanche toccata, l'avevo vista ma non l'ho proprio toccata. Cosa c'è dentro? Ah, non ti taccheggio. Ok. Quindi ho deciso di prendere lei, a parte il fatto che intanto con lo sconto l'ho pagata 40,80€ invece di 51, mentre quella di Anastasia costa 49. Poi sto parlando, ma magari poi decido di prenderla più là, niente di strano. Non adesso, magari il prossimo mese o per Natale, non lo so, magari decido di prenderla. Questa devo dire è veramente stupenda, a partire dalla confezione, vabbè, anche la chiusura mi piace tantissimo. Comunque questa la volevo e quindi tra le due ho deciso al momento di prendere lei. Mi aveva colpito per non tanto per il fatto che sì, vabbè, c'è tutto, ok, beh, cioè, sti cavoli, cioè, questo mi interessa relativamente, nel senso che comunque alla fine io ho tante, cioè, non ci metto nulla a abbinarci qualcosa che già ho, ma mi aveva colpito per il fatto che alcuni colori che visti così possono sembrare normali, in realtà sbocciati non sono così banali come sembrano, e la texture è bellissima, ma la qualità degli ombretti Urban Decay, insomma, la sappiamo. Io vi vorrei fare comunque qualche swatch per rendere un pochino più utile questo video, altrimenti sarebbe abbastanza inutile. E faccio vedere allora, per esempio, questi sono alcuni. Ecco, rendono benissimo, tra l'altro con questa luminosità è perfetto. Prendo quelli luminosi perché secondo me sono quelli che, a parte che sono i più particolari, rendono meglio. Anche il tester della Born to Run era molto rovinato, però a differenza della Norvina rendeva molto meglio. Allora io mi ricordo che al press day, questi sono altri, ci avevano detto
che si trattava di ombretti tutti, come si dice, inediti. Però cerco, io vedo Smog, se non sbaglio Smog c'era in altre palette, adesso non mi ricordo se nelle Naked o qualche altra palette, vabbè, poco mi importava perché comunque, cioè, ci sta che su 3, 6, 7, 21 ombretti, se c'è qualcuno che non mi piace è normalissimo, però mentre qua mi piacciono quasi tutti, nella Norvina non mi piacevano tutti, neanche quasi tutti, me ne piacevano molti meno. Poi vediamo qua, prendiamo questo, no vabbè la texture è spettacolare, cioè, che ve lo dico a fare. E questo è stupendo, Wild Heart, penso che sia uno dei più belli della palette, questo qui. E vi faccio vedere Double Life. No, poi altri quattro ve li faccio vedere. Molto molto belli. Uso l'altra mano così vi faccio vedere gli altri. Drift è qualcosa di spettacolare, non vedo l'ora di fare uno smoky con questo qua Drift, che sarebbe lui. Guardate che meraviglia che sono, mamma mia. Bellissima, bellissima. Facciamo di qua. Belli. Molto, molto, molto belli. È strano, è tipo un gunmetal con dei riflessi rosati. Belli, bello, 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 bello. E questa è la palette. Niente, poi faremo ovviamente dei mi preparo con voi, ovviamente. Spero già domani mattina. E basta. Poi per il resto mi ha dato, vabbè, regalo di compleanno di quest'anno, che a quanto pare è questa. Che è la maschera all'argilla blu clay mask, 4 utilizzi c'è scritto. È molto carina la confezione fatta così, mi piace. E devo dire mi è piaciuto come regalo di compleanno rispetto a tante cose inutili che in questi anni ci hanno propinato. E poi mi ha dato questo campione di Belif, la crema The True Cream Aqua Bomb si chiama. Molto interessante, se non avessi altre 750 miliardi di creme da provare, l'inci no, no, direi che con l'alcol denaturato se lo possono ottenere. Bene, non la uso, la butto direttamente, sinceramente. È questo che non lo posso usare. È una maschera, si chiama Cuts Perfect Night Mask di Tony Moly. Ditemi se non è adorabile. Ma come faccio a utilizzarla questa io? È troppo un delitto, è troppo carina. Ma poi anche se mi chiedevo, è un po' poca, dove la metto? Mi basta per tutto il viso? Vedremo, comunque, è troppo carina. E basta, questi sono praticamente i miei regali, autoregali. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Un bacione.